Contentissimo, dopo Canova al Man, Caravaggio a Capodimonte, Napoli viene scelta, come ho detto prima, scelta per lo sport, Universiadi, scelta per la cultura, Canova e Caravaggio, scelta per eventi piccoli e grandi. A Napoli si vuole investire perché si percepisce che sta accadendo qualcosa di importante, i numeri ci danno ragione, abbiamo ancora tanta strada da fare, ma la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, è quella della cultura, e la cultura è anche la migliore arma di riscatto per rispondere a quei vili criminali che hanno sparato davanti a una scuola della città. Non passeranno, perché Napoli, la stragrande maggioranza napoletana, ha scelto la strada del riscatto, della cultura, della bellezza e dell'umanità. Questi camorristi dovrebbero andare via da Napoli, perché non c'è più spazio per loro. A proposito proprio di questo, è possibile che l'agguato di Ponticelli è stato praticamente ha ricordato la stessa scena del 1997, quella del Vomero? Napoli è profondamente cambiata, perché se pensiamo che in quegli anni si raggiungeva un omicidio al giorno, nel 2018 abbiamo avuto 9 omicidi a Napoli, meno di uno al mese. Quindi Napoli è profondamente cambiata, ed è cambiata anche nell'approccio alla città. Se pensate che quello zainetto che Alessandra Clemente ha raccontato, ricordarsi lo zainetto del fratello Francesco quando morì Silvia Ruoto, oggi Alessandra è assessore ai giovani e non è scappata da Napoli. Napoli è profondamente cambiata, e anche la reazione dei napoletani, la zona grigia sta molto diminuendo, non c'è più, come dire, un po' quell'atteggiamento di non schierarsi di fronte a chi attenta la città, a chi fa un'estorsione al commerciante, a chi mette un proiettile alla pizzeria. Quindi queste persone, io mi auguro qualcuno di questi si possa arrendere, si possa redimere, possa cambiare, ma per gli altri non ci sarà futuro per Napoli, o andranno via perché li cacceremo fuori da questa città, o la loro strada è quella della galera, per qualcun altro la morte, perché si ammazzano tra di loro. Quindi la città ha scelto, si deve schierare, e noi staremo sempre dalla parte della giustizia, della legalità e dal fronte anticamorra.